Un omaggio della parrocchia Maria Santissima Assunta in Cielo a Monsignor Grazio Labiso in merito al 50° della sua ordinazione sacerdotale. Si tratta di un libro scritto da Gabriela Portalone che ieri nella chiesa del Rosario è stato consegnato nelle mani della sacerdote, già vicario foraneo di Gela. Il titolo è emblematico, Un uomo, un prete, una città. È stato un lavoro che mi ha appassionato molto, anche perché oltre a conoscere l'operato di Monsignor Labiso ho conosciuto una città, cioè ho fatto una serie di studi su questa città e devo dire che poi mi ha coinvolto. Quest'opera è dovuta soprattutto alla commissione del Consiglio Pastorale che dopo i festeggiamenti della ricorrenza del mio 50° hanno voluto fermare l'attenzione un po' sui fatti salienti della mia vita. Ho chiesto al Signore che il suo cammino sacerdotale, che ha davvero fecondato tanti frutti buoni per questa città, possa continuare ancora a lungo, e anche di riconoscenza e di gratitudine perché la sua testimonianza possa essere di esempio soprattutto per i giovani sacerdoti che sono chiamati ad annunciare il Vangelo ed annunciarlo con quel senso di responsabilità che nasce ovviamente dall'amicizia e dalla relazione con il Signore. Ieri, tra gli altri, erano presenti Giuseppe Costa, direttore della libreria Editrice Vaticana, e Monsignor Domenico Mogavero, vescovo di Mazara del Vallo. È una figura di riferimento sia per la comunità ecclesiale che per la comunità civile in tutte le sue espressioni, soprattutto interprete delle istanze di rinnovamento della città, di liberazione da tutto ciò che ha significato soprattutto la mafiosità che a Gela ha avuto momenti di grandissima tragicità, una voce sempre chiara, sempre forte, che sicuramente è risultata decisiva per un cammino di ripresa e di restaurazione sia dell'ordine che anche di un umanesimo vero. Monsignor Labiso ha vissuto questi 50 anni della nuova Gela nello splendore di una grande crescita, nella anche decadenza, e speriamo che sia ancora testimone di una ripresa più splendida e generale della città. E cosa le ha insegnato? Ma una grande coerenza con la propria fede e col proprio impegno. Lui ha saputo coniugare in questi suoi 50 anni, direi, contemplazione e azione.